Ciao a tutti, stiamo andando verso Vico Equense, a casa delle mie cugine. Volevo farvi vedere questo splendido mare, però non si vede niente purtroppo da questo maledetto brutto tempo che c'è. Tanto guardiamo un attimino qua e dopo iniziamo quella meravigliosa salita dei bestemmioni del... Ecco il castello di Castellammare. La salita dei bestemmioni degli automobilisti del Nord. Papà! Ecco! Camion guasto. Povera gente. Ecco, Super Giacomino alla guida. Eccolo qua. Eccolo qua. Adesso devi sfoggiare tutto il tuo talento, papà, hai capito? Sì. Alla guida dell'auto, a millimetro! A millimetro si va! A millimetro! Cazzo, ma qua è ancora... È ancora estate, io sono venuta qua con tutto il montone nordico. Ligueguenze della sinistra. Ligueguenze dritto. Pensa che parecchi sbagliano qua, vedi, che questo centro è qua. Eh sì, difatti è questa. Ecco. Guardate, purtroppo non si vede tantissimo il porto di Napoli. Cioè ci vuole la GoPro. Ma che meraviglia! Tutte queste... Tutti questi alberi però rovinano un po'. Ehi, guarda! È però peccato che non si vede con questo brutto tempo, peccato. Il cappello con i limoni di Sorrento, la corderia. Meraviglia, ti sto portando insieme a me. La doppia fila, eccola qui. Tipico. Towers Hotel. Chissà cosa costa uno strafottio di certo. Prima era un Crowne Plaza. Che peccato che però non c'è il traffico. Però il tempo non ci ha accompagnati. Direi che però hanno parecchio risolto con questa galleria. Il traffico è parecchio più scorrevole. Là non si vede perché è coperto, ma c'è il Vesuvio. Quanto mi sarebbe piaciuto. Dove vuoi andare? Gesù Cristo è passato. Eccolo là, li mantengono in forma. Eccoli qua, un altro da quest'altra parte. Guarda. Ecco, quello lì era bellissimo da vedere se fosse stata una bella giornata. Il costone di Vico Equense, a poter trovare una bella postazione da poter fare una foto, però di notte. E come fai? Due avventurieri con il gommone lì in fondo.
Era questo l'Hotel Oriente? Mi pare che era questo qua. L'Oasi. Quello che era venuto giù dalla montagna. Per fortuna l'ha fatto vittima. Bikini. Guardate come è arroccata la spiaggia qui, che purtroppo adesso non c'è più nessuno perché fa freddo. Sempre la Madonna, eccola qua. Adesso vedrete un altro poco il ristorante dove i miei si sono... Eccolo lì, Hotel Oriente. Oh, Scraio, no? Questo qua è Scraio. Scraio Mare. Millimetro siamo. I miei genitori si sono sposati e hanno mangiato all'Hotel Oriente. Dovremmo incontrarlo a poco. Dovrebbe essere quello qua sotto, probabilmente. Probabilmente ci siamo vicini. Scraio Ristorante. Guardate che meraviglia. Le palme. Vico e Quense. Dritto. Adesso è dritto per forza qua. Qua è dritto per forza. Marina di Vico, Bagno Casali. E qua c'è un po' di strada. Poi non sto lì a montare il video perché già ho pochi gigabyte. Guardate come sono costruite le case. Arroccate proprio. E l'Hotel Oriente allora era questo quello lì forse? Così per banco, non lo ricordo. Se hanno tolto la cosa vuol dire che è dispiacevolmente fallito? O mi ricordo più, ma qua ti incanti talmente tanto quando è una bella giornata che. Eccolo qua però, no, eccolo qui l'Hotel Oriente. Eccolo qua. Dove si sposarono i miei. 50 quanti anni fa, papà? 1965. Nel 65. Ecco, ciclista, tipico della zona. La stazione. Guardate che meraviglia. Eccolo là. Vico, l'Hotel La Storia. Quello che crollò, perciò si chiama Astoria. Ecco qua. Monumento. Ah! Ecco. Già cominciamo. Papà, sfoggia il tuo talento, mi raccomando. Sfoggia il tuo talento. La piazzetta. La piazzetta. Questo? Marina di Vico, le maioliche. La vigilessa. Ecco, bravo, parti anche tu. Mi raccomando, la fiancata non è già abbastanza fatta, Cominciamo. Mi sembra che questo è Giovanni. Hotel Sporting Punta Mare.
Ecco qua la prima salita. Oh Madonna! Freni e frizioni! Se sentite qualche urlo sono io che sono pazza, eh? Perché qua ci vogliono i nervi saldi. Dai ti prego, non farci fermare ancora. Dai ti prego. Riparazione gomme, arroccato qua sotto. Guardate questa bella chiesa. Questa che chiesa è? San Giovanni. San Giovanni. I campanili tipici. Aspetta a buttarti. Se questo ci faceva la cortesia di evitare di passare era molto meglio. Vi faccio proprio godere tutto dal vivo, eh? Comunque non saprei, delle bancarelle. Perché quello era Giovanni, ecco, molto bravo. Non ha manco guardato dietro questo, eh? Il mercato, di Vico. Oh, olla, 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 olla. Giacomino nervi saldi. Giacomino nervi saldi. Ecco, se volete comprate virtualmente. Pronto soccorso. Eccolo qua. Dal vivo, Patierno, Moiano, Montefaito, Sant'Andrea. E adesso cominciamo! suona. Poco più avanti di qua c'è Gigino, mi sbaglio. Gigino e Zezzo. Zezzusa. Gigino o Zezzusa. Non c'è nessuno da caricare qua? Non c'è nessuno da caricare. Ecco, da qua cominciamo la salita dei bestemmioni e delle urla. Papà? Ehi. Ecco, super papà, bello carico! Fagli vedere chi sei! Ai telespettatori nordici! Eccoci qua! Dimmi quando devo tirare lo specchietto, eh! La Vespa parcheggiata. Che faccio? Tiro lo specchietto? Vedi. Che non c'è tutto quel traffico, non te la godi proprio. Il traffico dei turisti non c'è. Mi ricordo di quando ci attaccavano sotto i muri con le borse della spesa. Tale che va la macchina, tale vado io col telefono, eh. Ecco, guardate il cane come. Prima era molto peggio, ed agosto è molto peggio.
stiamo arrivando vivi per il momento. Oh Madonna, oh Madonna. Prego, attacca la vecchia sotto il muro. Ecco, cominciamo. Deco mini market. Deco. Petra piano. Oh mamma. Adesso mi sembra che hanno un po' spianato, eh? Si vede che non ci sono i turisti. Adesso deve arrivare il bello. Ciro's House. No dai, stiamo, per ora stiamo viaggiando abbastanza bene, eh? Vorrei dire le ultime parole famose. Ancora deve venire Sant'Andrea. Bestia! Tiro lo specchietto? Lascio stare. Appa indomito. Non c'è più sfizio, se non c'è traffico non c'è divertimento su sta strada. Le ultime parole famose. Le ultime parole famose. Qua hanno fatto bene a spianare un po', così almeno le macchine non le fermano in mezzo alla strada. Era molto peggio prima. Un macchinone, quella qua da 500. Prima si arrivate qua con la 500, giusto? Sì. Rom rom rom. Motore al massimo. Però non c'è quella cosa quando facevi freno, frizione, un millimetro, freno, frizione, un millimetro. Ma c'è sfizio. Dai, quando verrò ad agosto vi farò un'altra ripresa. Adesso il megatornante di Sant'Andrea, un altro poco c'è. C'è anche vento. Brom brom. Mi ricordo che una volta, ti ricordi dopo quella volta lì dell'incendio su Monte Faito, quando ci hanno suonato dietro i vigili del fuoco, che siamo usciti io e mia mamma trasparenti. C'era un cagaio bestiale. Che non si poteva camminare e i vigili del fuoco da dietro ci suonavano. Trasparente siamo usciti e mia mamma. Tu con dei nervi saldi meravigliosi che non me ne hai dato manco uno a me. Le pime piante grasse, guardate dove la gente si arrocca, guardate qua. Una volta che si era incastrato il pullman qua sotto siamo dovuti uscire. Con questo siamo dovuti uscire sopra questi muretti qui. Fortuna che le porte si aprivano dall'interno. E perché un po' più avanti è stato qua che si erano incastrati due pullman.
che uno non aveva segnalato all'altro. Là? Guardate le macchine che sono a millimetro sul muro, a millimetro. Voilà. Vedi, fatti vedere. È caduto l'altro telefono, per fortuna. Questo è Sant'Andrea, paese prima. Ristorante pizzeria da Giovanni. E mio cugino con la macchina si ficca qui. Ecco qua. E c'è una fiesta. Aspetta, fermati che qua è il clou del macello. Purtroppo. Guarda se questo si ferma. Si forse. Ferma? Ok. Forse dovrebbe. Wow! Questo era un mulattiere. A vecchia, con la spesa. Insomma, siamo quasi arrivati. Siamo riusciti ad arrivare vivi. O non diciamo le ultime parole famose qua. E dai, su. Adesso, ecco qua, questa è una parte del paese di Massaquano e guardate dove ci fichiamo adesso, guardate, questa era una mulattiera, una strettoia, come devi suonare? San Salvatore di Vicequense, ed è a doppio senso sta strada, eh? Ci vediamo! Ciao!